Perché Antonella Clerici non c'è alla prova del cuoco oggi? Ecco cosa è successo. La prova del cuoco, oggi 23 febbraio non c'è Antonella Clerici, ecco il motivo di tale assenza. Ennesimo colpo di scena per tutti gli spettatori della prova del cuoco che oggi si collegheranno alle 12 su Rai 1 per seguire la nuova puntata del Cooking Show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Anche oggi, così come è già successo diverse volte nel corso delle ultime settimane, non vedremo la Clerici al timone della trasmissione di Rai 1 del mezzogiorno, bensì Federico 40, che anche questa mattina assumerà le redini della puntata del venerdì subentrando alla padrona di casa ufficiale. Oggi Antonella Clerici non conduce la prova del cuoco, ecco il motivo. Per quale motivo anche oggi la Clerici non sarà al timone della prova del cuoco? Il motivo è strettamente collegato alla nuova trasmissione in prime time di Antonella, dal titolo Sanremo Young, che vediamo in onda ogni venerdì sera su Rai 1. La scorsa settimana c'è stato l'ottimo debutto di questo nuovo talent show, che ha registrato una media di oltre 4 milioni e mezzo di spettatori, arrivando così a superare il 20% di share in prime time. Un esordio molto positivo per la Clerici, che da tempo era alla ricerca di un nuovo programma di successo da condurre in prime time su Rai 1 e forse questa volta ha davvero trovato quello giusto. Tuttavia l'impegno con la diretta di Sanremo Young, che va in onda dal Teatro Ariston della Città dei Fiori, rende impossibile la presenza della conduttrice in quello della prova del cuoco del venerdì mattina. Allora che per le restanti 4 settimane, Antonella Clerici non condurrà più la puntata del venerdì mattina del suo famoso Cooking Show, che quest'anno sta registrando degli ascolti molto positivi per la rete con una media stabile di oltre 2 milioni al giorno e picchi di 2 milioni e mezzo il 20%. Antonella Clerici vuole lasciare la prova del cuoco. La Clerici stessa qualche settimana fa aveva annunciato al suo pubblico che non avrebbe potuto condurre la puntata del venerdì della prova del cuoco per ovvi motivi dovuti alla diretta di Sanremo Young e quindi per questo motivo cedeva il timone dello show nelle mani di Federico 40. Ma questa potrebbe non essere l'unica novità del futuro professionale di Antonella Clerici, visto che si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile addio della conduttrice dal timone della prova del cuoco. A partire dal prossimo settembre, infatti, si vocifera che la Clerici possa lasciare la trasmissione di Rai 1 e dedicarsi solo a progetti di prima serata. Al suo posto potrebbe arrivare Benedetta Parodi. Le anticipazioni su Sanremo Young del 23 febbraio. Tornando alla seconda puntata di Sanremo Young, che andrà in onda proprio stasera in prime time su Rai 1, vi anticipiamo che il super giudice della serata sarà Simona Ventuta, una delle poche donne ad aver condotto il Festival di Sanremo da sola. Tra gli ospiti musicali, che sono stati annunciati in questo secondo appuntamento, invece, vi segnaliamo la presenza di Arisa e Massimo Ranieri, due big della musica italiana, che conoscono molto bene il palco dell'Ariston. Intanto la conduttrice si gode un periodo di grande serenità dal punto di vista familiare e sentimentale. In una recente intervista la Clerici ha ammesso di essere al settimo cielo per la sua storia d'amore con il nuovo compagno Vittorio Garrone, che ha saputo conquistare anche l'affetto della sua piccola Maelle, che proprio in questi giorni ha festeggiato il suo 9° compleanno. È stata proprio la Clerici a postare sui social alcune foto del compleanno di Maelle, tra cui la stupenda torta, che le hanno realizzato. E dal prossimo anno, per stare maggiormente vicina al suo compagno Vittorio, che lavora nel nord Italia, ecco che Antonella sarebbe pronta a lasciare Roma con la sua bambina per potersi trasferire a Milano e stare così vicina al suo compagno Vittorio.